Ve l'avevo anticipato e sono particolarmente contenta di avere in collegamento Mannarino. Buongiorno Alessandro, come stai? Bene, bene, tu? Tutto Sto molto bene. bene. Ti stiamo già aspettando, anche se manca ancora un po' per le due date siciliane che ti sei riservato per la parte calda, molto calda del tour. Ma intanto parliamo di questo tour perché sei tornato su un concetto che avevi già sviluppato con i tuoi live esattamente 10 anni fa. Quello delle corde, per l'appunto. Sì, questo è un concerto che ho fatto nel 2012, 13 e nel 15. E ogni tanto mi piace ritirarlo fuori in maniera diversa, sempre con formazioni diverse. Però il concetto è quello di andare a suonare solo con strumenti a corde, in uno spettacolo che mi permette di interpretare di più e avere più occasioni di interplay, quindi di improvvisazione, e poi mette al centro le canzoni, non è lo spettacolo legato ad un disco, quindi ci stanno tutte le mie canzoni più importanti per me, quelle che mi va di cantare in questo momento, nude e crude, anche se poi con gli arrangiamenti per corde ho avuto anche delle sorprese. Devo dire che anche i brani dell'ultimo disco suonati in questa formazione prendono altre sfumature. No, io proprio di questo volevo parlare, perché Vu è un album nel quale le percussioni sono assolutamente protagoniste. C'è peraltro una grande ricchezza di elementi percussivi ed è molto concettuale peraltro la scelta, molto legata ai temi che affronti. Quindi mi ha proprio incuriosito l'effetto che fa spogliare quelle canzoni dall'importanza, no, del suono percussivo, consegnandole però alla, appunto, nudità della parola quasi. Allora, in questa formazione ci sono due chitarre, un contrabbasso e basso, insomma, due chitarristi, un bassista, contrabbassista e tre coriste. Ovviamente, rispetto alla ricchezza degli arrangiamenti della band di V, siamo in un altro campo. Però devo dire che lo spettacolo che ho messo su è fatto apposta, diciamo, per dare spazio proprio al testo e alla mia interpretazione rispetto a quello che insomma che ho fatto prima con voi, in cui lo show era al centro. In questo spettacolo penso che sono più io al centro, più le canzoni proprio. E mi viene da pensare anche che corda, il concetto proprio di corda, anzi la parola corda, ha a che fare col cuore, perché in latino cor cordis, cuore, significa. Mi colpisce molto questa attinenza concettuale, perché sembra proprio che il sentimento venga esaltato, no, da questa chiave. Allora, è vero che cor cordis è cuore, comunque nella forma nell'ablativo è corde, e quindi è uno dei significati. Poi non so se l'etimologia di corde è la stessa di cuore. Sicuramente mi ritrovo nella definizione, che è un concerto che ha sia una parte più legata proprio ai testi, alla parola, che esce di più perché è meno schiacciata da arrangiamenti. Dall'altra è vero che, insomma, essendo io più al centro, la mia voce ha più spazio, e quindi sicuramente è uno spettacolo che punta meno sull'effetto scenico, sullo show, e punta di più proprio su quella che viene chiamata ciccia, cioè la sostanza di quello che racconta la tua musica, sì, che ha sempre avuto un dialogo ben chiaro col pubblico. Fra l'altro, il pubblico di Mannarino, lo voglio dire a chi ci segue, per chi non lo sapesse, il pubblico di Mannarino, che è un pubblico ben preciso e che io spero cresca sempre di più, è un ulteriore elemento nei tuoi concerti. Io ho visto alcuni video nei quali non ho potuto fare a meno di... È chiaro, i concerti tutti cantano, questo va da sé, però ai tuoi concerti c'è un senso di coralità impressionante. Ma devo dire che sicuramente... succede qualcosa che io ancora non mi so spiegare, ma che ogni volta mi pervade, perché vedo che c'è proprio un trasporto che poi diventa connessione fra le persone, diventa
tra me e il pubblico stesso, qualcosa di incredibile che io sinceramente non ho visto spesso nei concerti, non ho mai vissuto da spettatore. Ogni volta rimango ormai non più sorpreso, però insomma lo vedo e mi viene anche detto. È una cosa bellissima che secondo me funziona e succede perché da una parte ci sto io che interpreto con la mia voce e con i miei sentimenti e dall'altra parte i testi di quello che ho scritto riescono a creare una comunità, diciamo che non è sull'identificazione col cantante, ma è proprio sul pensiero. Ecco, hai detto niente. Cioè, il popolo di Mannarino lo puoi dire che esiste, guarda. Io ne sono testimone, oltre che parte. Qualcosa esiste, mo, il popolo non so se lo chiamerei popolo, però esiste, qualcosa esiste. Ma poi Beh. succede quando faccio concerti, anche se uno non mi segue, vedo che poi viene coinvolto, quindi sì, è proprio una. Succede qualcosa. Succede qualcosa, effettivamente lasciamo questo succede qualcosa, perché dargli una definizione? Non c'è motivo, semmai è più bello viverlo. E d'altra parte, tu sei proprio l'artista italiano che per antonomasia, almeno parlando degli ultimi 15 anni, si è fatto con i live. Cioè, Mannarino è uno che è arrivato al pubblico attraverso la sua musica live, non attraverso Spotify, non attraverso gli streaming, non attraverso i videoclip. E anche lì hai detto niente. Beh, questa è una cosa interessante, che forse l'appuntamento con live per me è proprio il punto d'arrivo di tutto il lavoro che faccio. È così. È sicuramente vero che è una fetta, una grande fetta insomma, di pubblico me la sono guadagnata e costruita durante i live. Questo anche è vero. Penso sia vero. È un dato di fatto, poi chi conosce la tua carriera lo sa, chi verrà ai tuoi concerti se ne renderà conto. Infatti a me piacerebbe tanto che a una di queste due date siciliane venisse qualcuno, per esempio, e ci sarà senz'altro, che non ha mai visto un tuo concerto, anche perché i tuoi concerti sono sempre sorprendenti. E oggi si parla molto di, sai, live o eventi site specific, si parla molto di questo. Quello che possiamo dire è che certamente ovunque tu porti la tua musica è una... Un evento unico, anche se poi c'è un concept che tu esprimi attraverso un tour, evidentemente. E in questo caso io sono di parte, Zafferana Etnea, noto, capisci? Sono due luoghi sicuramente particolari. Io amo la Sicilia, ci ho sempre suonato, ma anche registrato i miei dischi. Ho registrato dal primo disco in Sicilia, poi sono sempre passato, quando ho registrato fuori, a passare l'ultima mano di cartavetrata, sempre da Vincenzo Cavalli e Scoppia. Cavalli. Quindi ho conosciuto Tony Canto, Simona Sciacca, Antonino Vitali, ho lavorato con Marco Monaco, sono con Puccio Panettieri, quindi un sacco di musicisti siciliani. E anche in questo live ci sono Simona e Tony. E il pubblico siciliano è sempre un pubblico molto caldo. Mi ricordo l'ultimo concerto, forse in Sicilia, era al Teatro di Verdura. E mi ricordo una serata incredibile. È vero che ogni concerto è diverso, e tutti i miei concerti sono diversi perché non cambio io e cambia il pubblico. Cambio io è quello che sto vivendo durante la giornata, quello che ho sognato, quello che ho fatto durante il giorno, quello che ho dentro, e quindi salgo sul palco in una maniera ogni volta diversa. E cambia il pubblico, si instaura un rapporto col pubblico. Io vado lì e canto le mie canzoni e faccio il mio, ma poi succede sempre qualcosa per cui le energie si sentono durante il live. E sì, alla fine però finisce sempre uguale. Finisce sempre in coralità, diciamo. Grande festa, una grande festa, sì, decisamente. Il 25 agosto a Zafferana, quindi lì c'è anche l'elemento dell'Etna da non sottovalutare a proposito di energia, tu la senti molto l'energia e quindi sai bene di cosa parliamo. E sabato 26 a Noto, proprio sulla scalinata della cattedrale. Aspettiamo Mannarino, la sua musica e grazie per averne parlato con noi. Ciao. Grazie a voi, grazie a te.
Ciao.